L'ecomostro di Petina sarà abbattuto martedì prossimo. Una struttura in legno lamellare, si legge sul sito del Codacons, da adibire a ricovero attrezzi per lavori socialmente utili nel cuore della Resta, nel Parco del Cilento, a Petina. Ed è stato proprio l'ente parco, presieduto dall'allora direttore generale Domenico Nicoletti nel 2001, a chiedere la concessione edilizia al comune di Petina per la costruzione di tale ricovero. La struttura però non venne terminata poiché nel 2003 venne sequestrata. Da allora è partita una lunga lotta da parte di Codacons, che ha presentato, nella sede di Salerno, il prossimo abbattimento del mostro, un abbattimento che aveva già preannunciato anche il presidente attuale del parco, Tommaso Pellegrino. Codacons è da più di un anno che ha redatto un dossier Cilento, cioè sugli ecomostri creati dal Parco Nazionale del Cilento. Siamo molto contenti di questa vittoria, e cioè dell'abbattimento da parte dello stesso parco dell'ecomostro di Petina, una struttura fatiscente che sta sui Monti Alburni dal 2001. Questa struttura è stata sequestrata per un procedimento penale, poi è rimasta lì in gestione al comune di Petina, che però non ha in tutti questi anni inteso riqualificarla. Grazie all'intervento del Codacons, che con numerose diffide e numerosi esposti siamo arrivati all'abbattimento di martedì. Io volevo anche cogliere l'occasione per ringraziare il presidente Pellegrino, perché ci è stato molto vicino in questa battaglia, anche se però la nostra battaglia nei confronti del parco proseguirà per altri ecomostri costruiti dallo stesso parco, ma anche per questa struttura che è costata soldi pubblici, e anche per l'abbattimento ci saranno comunque dei soldi pubblici da spendere.